Buongiorno a tutti, oggi è il 10 di aprile 2020 e siamo in piena epidemia Covid. Abbiamo appena saputo, o perlomeno comunque le notizie sostanzialmente certe sono quelle che questa nostra sorta di quarantena, di limbo che stiamo vivendo, dovrà proseguire ancora fino all'inizio di maggio. È chiaro che la situazione ha dei lati sicuramente negativi, c'è comunque da parte di tutti un problema di distanze sociali, di difficoltà di rapporti fra le persone. Questa cosa ci sta innervosendo e sicuramente non gioca a nostro favore. Ci sta innervosendo anche particolarmente il fatto che le attività commerciali, le attività artigianali, le attività industriali sono ferme e quindi alla preoccupazione del Covid si somma una preoccupazione di tipo economico-finanziaria, perché effettivamente comunque l'incertezza è tanta. Tuttavia io vorrei provare a sviluppare un messaggio nel senso di positivismo. È vero che siamo confinati, ma è vero che abbiamo ripreso comunque taluni rapporti che in certi momenti comunque ci sembravano magari distanti. Siamo rimasti di più con la famiglia, abbiamo vissuto di più la nostra casa e si è sviluppato soprattutto un sistema di reciproca collaborazione fra i cittadini. Questo è un fatto estremamente positivo. Abbiamo visto che le comunità di tutto il nostro territorio di Rusana San Giovanni hanno dato una risposta immediata in termini economici a favore del comune per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, che sono un segnale di quanto comunque una comunità sia coesa e sia insieme. Abbiamo rivalutato, secondo me, rivaluteremo molto il fatto di vivere comunque in un centro non grande, ma in una cittadina dove comunque sia i rapporti sociali, sia le distanze fra le persone, sia il paesaggio, tutto quello che c'è è sicuramente un fatto positivo. Quindi ci sono dei fatti sicuramente negativi, ma ci sono delle situazioni comunque di positivismo. Io mi immagino cosa voglia dire in questa situazione vivere a Torino o vivere comunque in grandi agglomerati, con una difficoltà sicuramente diversa ed estrema. Quindi ci sono dei fatti sicuramente negativi, ma ci sono comunque degli elementi di positività. L'elemento di positività secondo me è storico, nel senso che da che mondo è mondo tutte queste situazioni così gravi epidemiologiche a un certo punto sono finite. Quindi l'augurio è che se continuiamo su questa strada, se continuiamo con questo indirizzo, in cui ringrazio i cittadini di Rusana San Giovanni per essere stati così responsabili in questo momento, sicuramente nell'arco di, io mi auguro, non sono un virologo, ma di un po' di tempo, di alcune settimane, riusciremo a ritornare a una vita, se non normale, abbastanza normale, e di questo sono convinto e sono certo. Il comune di Rusana San Giovanni si sta muovendo su più fronti. Ci stiamo muovendo, e questo è importante da dirvelo, da un punto di vista di sostegno economico, quindi i cittadini che in questo momento hanno delle difficoltà di natura economica possono rivolgersi al comune, compilare una apposita domanda al comune che verrà naturalmente valutata dai servizi sociali del CIS, e a questa potrà corrispondere un bonus per l'acquisto di generi alimentari. Questa è una prima azione estremamente positiva a difesa delle categorie più deboli o di coloro che in questo momento semplicemente non percepiscono reddito. Un secondo fatto importante è la consegna di pacchi alimentari che il comune fa grazie alla collaborazione dei cittadini. Questo è estremamente un elemento
di estrema solidarietà ed estremamente importante. Quindi invito i cittadini che hanno difficoltà momentanee o meno, comunque di natura economica, a venire presso il comune nella saletta d'arte al sabato mattina dalle 10 alle 12, che con il supporto della Protezione Civile e della Pro Loco di Rusano San Giovanni verranno distribuiti generi di prima necessità alimentari. Non c'è nulla da vergognarsi, non è un problema, è una situazione che ci ha colti tutti impreparati, e quindi ben vengano comunque questi aiuti. Io poi vorrei ringraziare veramente chi con me collabora in questa difficile fase, che sono assolutamente i dipendenti del Comune di Rusano San Giovanni, che si sono dimostrati all'altezza di combattere, o perlomeno di dare una grande mano a chi cerca di combattere questa situazione estremamente grave. Quindi i nostri dipendenti, la Pro Loco del Comune di Rusano San Giovanni, che si è dimostrata pronta a raccogliere la solidarietà dei cittadini, a cui va il mio ringraziamento, e la Protezione Civile. Ci daranno anche una mano i Vigili del Fuoco in questa cosa, perché i Vigili del Fuoco ci daranno una mano con la Protezione Civile a distribuire delle mascherine. Queste mascherine verranno distribuite dalla prossima settimana, ogni capofamiglia avrà a disposizione una o due mascherine. Vi ricordo che queste mascherine sono mascherine lavabili, prodotte da un'azienda artigianale locale, e sono assolutamente gratuite. Vi verranno depositate nella buca delle lettere, non dovrete far altro che aprire la vostra buca delle lettere e ricevere le mascherine che il comune vi darà. Il comune ha potuto comprare queste mascherine grazie alla solidarietà delle varie comunità che ci sono sul territorio, dalla comunità cinese alla comunità marocchina alla comunità rumena. Ha potuto acquistarle grazie ai contributi volontari da parte di liberi cittadini, di studi tecnici, di imprese. Ha potuto farlo grazie alla solidarietà espressa dall'associazione Saint Jean, che ha voluto comunque dare il proprio contributo anche in questa cosa, e da tante altre persone che non dimenticheremo assolutamente di ringraziare. Quindi avrete una mascherina per le situazioni più diciamo delicate in questo momento, potete avere un supporto economico dal comune, e per un fatto estremamente impellente, che è quello comunque dei generi alimentari, il sabato mattina c'è questa distribuzione di pacchi alimentari. Vi ricordo questo perché è estremamente importante. Quindi un ringraziamento a tutti, ma un messaggio assolutamente di positività. Se continuiamo nel comportamento che abbiamo avuto, e i casi sul nostro territorio sono pochi, perché noi in tutto abbiamo avuto 7 casi, purtroppo comunque con anche dei decessi indubbiamente di persone che comunque avevano già altre patologie, ma che comunque ci hanno lasciato proprio a causa del Covid, diciamo che sul territorio di Rusano San Giovanni si è riuscito comunque a mantenere una situazione, perlomeno da un punto di vista dell'infezione, assolutamente sotto controllo. Io mi auguro che voi comprendiate che la distanza sociale continua ad essere l'unico mezzo sicuro per combattere questo virus, e mi auguro che presto riusciremo a fare comunque una grande festa in piazza tutti insieme, dove avremo semplicemente un ricordo di questi brutti momenti. Grazie.